Ciao, ciao a tutti e bentrovati sul mio canale. Allora, anche oggi un altro breve video acquisti, questa volta dal sito Pearls & Co. Vi prometto che è l'ultimo per questo mese. E, per chi non lo conoscesse, Pearls & Co. È un sito francese. E io da loro mi sono sempre trovata benissimo, ho fatto un sacco di ordini, ordino praticamente quasi ogni mese da loro. E mi piace molto anche perché c'è un po' di tutto, oltre che alle classiche perline, materiale per creare bijou, ci sono anche le resine, le paste polimeriche, poi anche altre cose, c'è un po' di tutto, insomma. Vi lascio nel box informazioni qui sotto al video il link se volete dare un'occhiata al sito perché ne vale la pena. Inoltre, io non ho pagato neanche le spedizioni perché sopra i 50 euro la spedizione è gratuita. E sopra i 25 mi sembra che sia ridotta, se non erro, intorno ai 3,90 euro, sempre con Corriere Bartolini. E poi calcolate che sono anche molto molto veloci, perché ho fatto l'ordine giovedì, oggi è martedì e il pacchetto è già arrivato. Quindi positivissima sta cosa. Bene, vi faccio vedere subito che cosa ho ordinato. Non ho preso chissà che, mi servivano giusto due robine. Allora, mi sono ricomprata questo, è il dischetto per lavorare al macramè, il cumimo praticamente. E ce l'avevo già, ma non so più dove l'ho messo, quindi l'ho ricomprato. E poi ho comprato il filo apposta appunto per lavorare col macramè. Questo è un silon perché mi hanno consigliato che per le prime volte almeno di utilizzare un filato tipo questo, così non si sfilaccia, insomma, perché il cotone ha la tendenza a sfilacciare e quindi è un po' più complicato lavorarci. Ne ho prese due bobine, anche se ne bastava forse anche una perché sono da 35 metri. Comunque, così ne ho prese due e nere perché si abbinano, ho pensato che si abbinano di più. A tutte le perline, insomma, è più facile abbinarle. Bene, poi ho comprato allora questi rivoli da 14 mm. Allora, questa colorazione qui perché la compro sempre perché mi va via sempre è la blush rose. Penso che ormai bene o male queste colorazioni si vedano dappertutto e insomma un classico. E poi ho preso questi due colori che in realtà a me non piacciono perché purtroppo io ho sta fissa, ho sta idea in testa che per me lo Swarovski deve brillare. Questi qui sì sono Swarovski, però con la patina dietro ci perdono molto secondo me. Comunque vabbè, io li compro perché me li richiedono, quindi così. Allora, ho preso questi appunto che sono i Summer, mi sembra Summer Blue, sì, come colorazione, e poi un altro classico, sempre con la solita patina dietro, i Crystal Light Coral, mi sembra. Sì, dovrebbero essere i Crystal Light Coral, sempre da 14 mm. Anche questi me li richiedono sempre e quindi devo sempre averli a portata di mano. Poi ho preso sempre Swarovski, ho acquistato questi cuoricini, anche questi per una commissione, Crystal AB, sono quelli con il forellino passante, 10,3 x 10 mm. Ovviamente questi non li incastono, ma semplicemente ci attacco il gancetto, quello apposta per i componenti Swarovski e metto la monachella ed è fatto l'orecchino, insomma. E qui li vendono in confezioni da 6 pezzi. Mi sembra di averli pagati intorno ai 4 euro, se non erro. Comunque, per tutti i prezzi, come sempre, vi rimando al sito perché non me li ricordo. Poi, sempre Swarovski, beh, questi qui li inserisco in quasi tutti gli ordini che faccio da Pearls & Co. e sono i Bicono da 4 mm Crystal AB, confezione da 50 pezzi e vabbè, classico colore Swarovski che non può mai mancare. Poi, come Swarovski, ho preso anche queste perle. Devo finire un bracciale per una signora. In realtà mi servivano da 6 mm, ma non le ho trovate. Quindi adatterò lo schema per questa misura. Sono da 5 mm, mi servivano quelle da 6, quindi va bene lo stesso. E sono le Iridescent Light Blue, sì, sempre Swarovski, bel colore, anche queste. Ok, poi
Poi ho preso una confezione di mezzi cristalli in questo colore, che è il pastel pink, confezione da 5 pezzi, e devo dire che questo non mi piace neanche un po', cioè non mi ispira, mi sembra troppo plasticoso, e vabbè, in qualche modo lo userò oppure lo regalerò a qualcuno, e no, questi sinceramente non mi ispirano, pensavo meglio, sembrava più bello dalla foto. Poi sempre va, è sempre una questione di gusti poi alla fine. Sempre stando sul rosa, ho preso queste che invece mi piacciono molto e sono le Rocaille 80 Miyuki Light Tea Rose AB Matte. Molto molto belle, queste penso fossero state anche scontate. Vediamo che qui, mi sembra di sì, ho la fattura davanti, se le trovo al volo vi dico il prezzo, 93 centesimi, quindi un buon prezzo. Per il codice è questo qua sotto, lo scrivono proprio in piccolino loro, vabbè, se volete ricercarlo nel sito basta appunto che inseriate questo codice nella barra di ricerca e vi escono, insomma. E sono queste mi piacciono un sacco, devo dire. Poi vabbè, qualche rocaille, ho preso le Duracoat Galvanized Silver della Miyuki 15.0, queste le prendo sempre, e sempre Miyuki Rocaille 11.0 Matte Metallic Dark Olive, avevo le 8 e ho visto che c'erano anche le 11 e quindi le ho prese. Poi una confezione di Super Duo, queste sono le classiche Opaque Grey, ho un progettino in mente e ne avevo poche quindi me le sono prese. Poi ho preso, passiamo alle perline nuove. Allora, ho comprato queste che in realtà non è la prima volta che le prendo, le avevo già prese, e sono le Iris Duo. Ho preso le Luster Amethyst e le Gold Matte, confezioni da 25 pezzi, e sono queste perline che sembrano più dei petali con due fori passanti, e boh, queste sono sempre belle, le ho prese anche altre volte. Devo ancora pensare ad un progetto preciso da fare, perché non ho ancora idee su queste, però spero insomma a breve di realizzarci qualcosa. Poi ho preso una confezione di Amos Parpucca, queste mi piacciono un sacco, però devo dire che sono tanto costose. Vabbè, la confezione è da 10 pezzi, colorazione Opaque Light Rose Ceramic Look, e le ho pagate intorno ai 5 euro, 4,90 euro mi sembra, e sono le Amos. Ne ho un altro colore qua a casa, però non ne prendo tante appunto perché sono costose. Visto che ho il pacchettino qua vicino, da ieri, dove sono, eccole, vi faccio vedere la differenza con le Drop Duo, quelle di cui vi parlavo nel video di ieri. Vedete, la forma si assomiglia, però come perlina c'è tutto un altro mondo. Queste sono microscopiche e queste sono tra virgolette giganti, quindi tutta un'altra cosa, e niente. E queste sono le Amos, anche con queste farò sicuramente qualcosina a breve. Poi ho preso due colori di Gem Duo. Allora, quelle che vi ho fatto vedere ieri nel video avevano una rifinitura che non mi faceva tanto impazzire. A differenza, queste mi piacciono un sacco. Ok, sono le Duet bicolore, queste qua. Confezione penso sia da 10 grammi. Non lo so, non c'è neanche scritto. Comunque sono sul lilla, bianco, e hanno dei riflessi sul verde. Queste mi piacciono un sacco e appunto sono le Gem Duo. E poi ho preso anche questa colorazione che è la Dark Amethyst Metallic Matte, e bella anche questa mi piace un sacco, e più che verso l'amethyst somiglia molto al burgundi come colorazione. Poi sempre per linee nuove ho preso due colorazioni di Kite, non so come si dice, provo bene. Le ho prese Light Green Ceramic Look, e sarebbero queste perline fatte così. E poi le ho prese Chalk White Ceramic Look. Allora, anche insieme secondo me stanno bene. Le ho prese in colori chiari perché ho pensato che andiamo incontro alla primavera, quindi magari
sempre con i miei soliti colori scuri non va bene, quindi ne ho prese colori chiari, faccio in tempo, insomma, faccio a tempo i prossimi mesi a comprarle più scure. E niente, ho preso anche queste. Poi, ultima cosina, vabbè, ho preso anche i gancetti, quelli da attaccare appunto alle creazioni, quelli fatti così, non mi ricordo mai, vabbè, fatti così, non mi ricordo mai come si chiamano, comunque, anche questi vanno bene per gli Swarovski che vi ho mostrato prima, per fare i ciondolini Swarovski. Infine ho preso queste due filigrane, allora ho preso queste qua, magari ve le faccio vedere un po' meglio, queste qui costavano veramente poco, mi sembra sui 20 centesimi, e ho in mente di farci una creazioncina piccolina magari al centro e poi farci dei ciondoli perché sono molto belle, o anche degli orecchini, perché no. E sempre con la stessa idea ho preso anche questa forma, beh, non ve la tiro neanche fuori, tanto si vede bene com'è fatta. Anche queste pagate pochissimo, anche di queste devo averne prese due, sì, sono due, belle anche queste. Come omaggi mi hanno mandato, allora, mi sono scelta, perché c'è la possibilità di scegliersi gli omaggi in base a quanto si spende, allora, mi sono presa queste due scatoline. Ok, erano due, adesso è una, va bene. Non si ferma più. Ok, si è fermata. È andata sotto il tavolo, ok. E sono praticamente... è praticamente la classica foglia oro da utilizzare con le paste polimeriche. Loro scrivono con il fimo. Io probabilmente la utilizzerò anche per fare qualche cabo in resina. Ecco, non l'ho neanche chiusa bene, ok. Dopo recupero anche l'altra, poi li sistemo, insomma. E poi mi hanno mandato, sempre come omaggino, anche questi componenti. Sono praticamente dei rombetti in metallo smaltato, color pesca. E sono anche forati, quindi carini, dai, qualcosina ne uscirà. Niente, questo è tutto quello che ho preso io dal sito Perles & Co. Vi lascio sempre il link nel box informazioni, come vi ho detto prima. Niente, io vi saluto, ci vediamo al prossimo video che sarà un tutorial. Un bacione a tutte e ci vediamo al prossimo video. Ciao!